all right? Sure, Dad. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Buon sabato sera, gentili telespettatori! Ciao Alessia! Oggi, siamo, oggi siamo identiche. Ti ho oggi ricopiato ci siamo senza saperlo. Senza saperlo, oggi ci siamo conciate. Ti ho con ricopiato me. anche il colore dei capelli. Quindi. Hai cambiato Oggi, è proprio tutto cambiato, uno stravolgimento totale. Avevo voglia di cambiare. Si avvicina. Fatto un bene. Ogni si avvicina il momento di cambiamento. Esatto, ci sta. La, la chiusura anche del, del nostro programma, per quest perché questa è la penultima puntata. E allora un tocco di, di cambiamento, Alessia. Ci sta, ci sta. Come stai? Io sto bene, tu come stai con questo nuovo look? Mi devo ancora abituare, ogni ancora tanto... Ancora sei un po' di ma chi sono? Ogni tanto mi stranisco, però dai, sono... No, stai benissimo, guarda. Ok. Allora, okay. inizia okay. <ride> Iniziamo con la rubrica. Questa volta il pettegolezzo ha subito delle variazioni perché il nostro opinionista di eccezione Salvatore Petrillo si trova dall'altra parte del dall'altra parte del Quindi mondo. Quindi da lui sarà giorno. Quindi da lui è giorno. Sì, si trova nelle mi ha detto sono nelle spiagge dei Caraibi. Ah, la faccia. Vabbè, eh. andiamo con lui. Che dici ci colleghiamo? Colleghiamoci però prima, prima la sigla. Sigla Don't show up Don't come out Don't start caring about now away, You know how Don't start caring about me now I'm too the guy who tried to Il salotto degli italiani gossip edition <ride> Ma, dove Ma dove sei? Te sei? andato ai Caraibi, poi, poi ci dici come hai fatto, Salvatore? Ti vedete? Eh? Sì, ti vediamo! Ti vediamo un po', un po' in movimento, a metà. Ma cosa ci fai ai Caraibi? Beh, oggi basta, avevo bisogno anche io di riposare un po'. Eh, eh. ho capito, ma sei partito, devi ah, riposarti dai Caraibi, dall'altra parte del mondo, sì, Salvatore. Sì, per riposare, mi conceso un bagno, la vasca da bagno. Cioè, qui è sabato sera, che ti dobbiamo dire? Buon pomeriggio a questo punto. Certo. Allora. Eh, avete studiato più voi questa settimana no ma tu sei preparatissimo Dai, chi iniziamo? quindi chi aspetta iniziamo? aspetta per oggi non è più il salotto degli italiani in gossip edition facciamo on the, beach. on the beach gossip on the beach con Salvatore Petrillo esatto, esatto. comunque sei splendido anche così anche okay. così in versione summer mi aspettavo avessi una, una palma di cocco con <ride> Con il vede. cocktail da sorseggiare, però si vede la natura selvaggia, eh? <ride> Salvatore. È imbarazzatissimo, non si sente a suo agio. guarda. non ne è Nel suo salotto, come dobbiamo fare, molto meglio a casa. Guarda, guarda io in video te vorrei essere lì al posto tuo, però tu magari... cerca di tenere il telefono fermo, Salvatore. Così ecco, <ride> Senti Salvatore, che ci ha combinato la Rodriguez, Belen Rodriguez? Abbiamo il video. Ferma un attimo, quindi questa settimana stava in Biza con il nuovo compagno Gianmaria e uh, c'è stato questo incontro molto bello tra lei e Stefano che non si rivolgono parola, lo sa, avete visto, no? Sono stati all'aeroporto. Abbiamo visto il video. Esatto, sono stati all'aeroporto a scambiarsi il pacco a Santiago. E tra di loro però non, non corre buon sangue, quindi non si sono neppure salutati. C'è questo clima molto teso tra Belen e Stefano. Belen ormai è una donna molto sofferente, possiamo dirlo. Beh, tanto sofferente non direi, perché insomma anche lei adesso sta vivendo la sua meravigliosa storia d'amore, che dici Salvatore? Forse l'ha fatto più come ripicca, no? Eh, che ci a me sembra un po' così. A me invece sembrano così tanto innamorati. Ma così, in così poco tempo già innamorata la storia possa durare non durerà quindi nel frattempo stiamo vedendo le immagini di questi sì. incontri scontri non ti saluto all'aeroporto a Milano si sono incontrati sì ma fatti vedere tu non ci fai allora... vedere le foglie gli alberi magari da lì sì, spunta beh. pure qualche animale che dici <ride> Ti stai fermo Salvatore, il cellulare è così! Mi Salvatore, hai un sorriso meraviglioso. Grazie mille. Anche perché vediamo solo quello. Così mi vedete meglio. Sì, adesso sì. Yeah. Bello, così Salvatore, va bene. ma come si sta i Caraibi? Che clima si respira? Fa caldissimo, si muore, guarda. Mm. Ma senti, Però... ma oggi non hai fatto nessun commento sul nostro look. Sul Neanche Pina... ci sta vedendo. Manco ma anche ci guarda, Pina eh. ha, ha cambiato colore. Io sono, Io sono diventata Mora, Salvatore. Vedo... Questa settimana vi salvo perché non vi vedo bene. Quindi ah. va bene, 10, facciamo 10. Oh, eh? giusto perché non ci vedi bene. Allora. Cioè, proprio oggi che Pina ha cambiato il colore dei capelli. Ho visto qualche foto, sta molto bene, è bellissima. Davvero? molto. Mm, Ora vabbè. stiamo vedendo il tuo orecchio, vabbè, ci abitueremo a queste inquadrature un po' così. Allora facci vedere l'addominale, Salvatore, scusa, a questo punto. Raga, non perdiamoci in chiacchiere, allora, <ride> voglio sapere, quindi tra Belenna e Stefano, che sta succedendo? E quindi c'è quest'area molto tesa, questo clima abbastanza... Poco vivibile, si sono scambiati Santiago all'aeroporto di Milano, che adesso trascorrerà un po' di giorni con Stefano, e non si sono salutati. Quindi c'è stato un video che ha mostrato questo momento molto teso tra loro due. Stefano voleva salutarla, ma Belen si è tirata dietro, e quindi questo fa presagire ad un clima a parte teso, ad una Belen molto ferita da quelle che sono state le, le notizie trapelate nelle ultime settimane, soprattutto che parlano di questo tradimento. Di Stefano ai danni di Belen, tradimento per perpetua... Com Come si dice? Sì, che si è ripetuto, no? Ripetuto, esatto, ripetuto negli... ripetuto negli anni. Non era la prima volta che Belen, che Stefano aveva qualche scappatella, quindi Belen è abbastanza. provata. Senti, e invece, Diletta Leotta, come sta? Di le 8 lo sapete, sta nelle, nelle braccia di Ibrahimovic, quindi sta benissimo. Alessia ha qualcosa da dire, mi sa. Ma fa. io non lo so, ma perché cioè, non si sa. Loro fanno un pro, conducono un programma insieme, un programma sportivo. Io li vedo bene insieme. E che già meraviglia. voi pensate allo, allo scoop? Io vedo solo eh. un, un qualcosa di lavorativo, poi non lo so. No, no, sono no. Dei no. Partner crime, sono dei partner lavorativi anche se. Uh, anche se uh, lui lo sapete, è sposato da vent'anni con una donna dalla quale ha tre figli, e l'altra sera c'è stato questo incontro molto ravvicinato a Milano, paparazzati dai, dai giornali. E quindi questo farebbe sicuramente è finita la storia con King Toretto. E questo farebbe presagire. Magari parlavano di lavoro, secondo me no, fino a l'una e mezza. Beh Vabbè, dai, un bicchierino, una risata, un... cioè voi sembrate maliziosi. Tu esci con qualcuno a parlare di lavoro fino alle tre di notte, non credo. Eh... È capitato, sì, che c'è di male? Anche fino Poi alle sei, per... penso. E che sarà capitato, Alessia, del mattino. <ride> <ride> Beh, non era più il lavoro, però. Era no, più piacere... lei è un animale è notturno male. Era più piacere che lavoro. Va bene, allora facciamo così, non perdiamoci in chiacchiere. Vedremo, vedremo. Anche Salvatore sappiamo che è su un'isola pazzesca. A proposito di isole, abbiamo Finalmente, il capitolo: Pentation Island. Island. Che sta succedendo, Salvatore? Finalmente Antonella Elia è lì entrata nel vivo di questa bellissima edizione di Temptation e quindi c'è questa bellissima storia che sta per volgere al termine tra Antonella e Pietro, lui innamoratissimo ma che cerca in tutti i modi di uh, ostacolarla, di, dire, di dirle non è proprio carino Pietro, possiamo dirlo nei modi... Senti, ma riesci ad allontanare un po' il telefono? Perché... Oh, tienilo così. <ride> Salvatore, sei proprio irrequieto! Stiamo <ride> parlando col tuo incisivo. Guarda che bello che sei. Perché, perché non ci sento bene. Ah, perché non ci senti. Ma eh, quindi Antonella e Lia stavamo dicendo, eh, ormai si è scatenata. Finalmente, oserei dire, perché stava diventando un po' anche... Noniosa. Quindi ormai chi la fermerà? <ride> Finalmente sì, la settimana prossima tra l'altro eh, ci sono le ultime due puntate, quindi vedremo se usciranno insieme oppure no. Sicuramente c'è stato il fallò di confronto tra eh, Anna Maria ed Antonio che è stato un fallò molto infuocato. Ma sono Antonio... usciti insieme secondo te? Usciranno insieme, sì. Mm. Anna Maria lo ama troppo, quindi per, sarà costretta a perdonare tutte le scappatelle di Antonio che negli anni ci, ci sono state e soprattutto adesso a Temptation e ci saranno in futuro sicuramente. Beh, quale al, di quale Ma... altra coppia vogliamo parlare? C'è la coppia preferita di Alessia, Amoruso Mani... con Mani, Manila e Lorenzo. Manila e Lorenzo, loro vivono questa, questo problema della distanza perché... Loro vivono questo problema della distanza, perché uh, uno a Firenze, l'altro a Roma, Manila dice, viene a vivere a Roma, ma in quanto a Firenze non hai un granché da fare, quindi gli ha dato del fallullone, e lui è molto nervoso per questo. Mm. Però secondo me si sta ammorbidendo, ci sta pensando, nonostante il fulcro dei suoi inter interessi economici e lavorativi sia a Firenze, però magari... Per amore, a volte, che dici, Salvatore, si fanno questi cambiamenti? Possiamo dire che venire a vivere a Roma è una cosa bellissima? Roma è eh la beh, città... sì, assolutamente no. sì. Direi. Bene, adesso io vorrei parlare un po' di Elettra Lamborghini. Abbiamo data, lo sapete, c'è la data, il 6 settembre 2020, finalmente. Ci siamo, eh? Lettro Lamborghini e AfroJack, finalmente si sposano. Sarà Dai una se... cerimonia tradizionale? Un po' complicato, perché col, col problema del virus ci sono un po' di limitazioni, però eh, sicuramente Silvia Toffanini si è accaparrata l'esclusiva del matrimonio, quindi li vedremo tutti a verissimo. Complimenti, io vorrei essere invitata al loro matrimonio. Anch'io? Già si sa qualcosa, a parte il vestito che è trapelato dalle sue storie Instagram. Soprattutto il location. Esatto, sono in giro adesso perché l'abbiamo vista l'altra volta a Napoli cercare l'abito da sposa, invece adesso sta girando per le boutique di Milano, quindi vedremo se finalmente troverà quest'abito, ma soprattutto il papà Todino Lamborghini che voleva un po' frenare Lettra no? su questi tempi così stretti che lei ha avuto per sposarsi, per però approva il futuro genero, gli piace. Bene, bene, approvato quindi. Vedremo, vedremo. Tra le novità c'è quella di Pechino Express che va su Sky quest'anno. Questo è un lutto per la Rai? Perché la Rai, purtroppo, non è la prima volta che il Rai 2 perde pezzi, era già successo all'Isola dei Famosi, traslocata poi a Mediaset. X Factor viene da alcune edizioni targate Rai 2 e poi passate a Sky e adesso c'è questo nuovo titolo, Pechino Express, che dopo otto edizioni su Rai 2 passa ufficialmente a Sky. Sicuramente non ci sarà una nuova edizione nel 2021 a causa coronavirus, quindi la prima edizione possibile sarà fra due anni, però il format è andato nelle mani di sky quindi complimenti ai vertici di sky che sono riusciti ad aggiudicarsi un titolo fortissimo sulla carta ma si, si, si sa parla già di... chi saranno i, concor i concorrenti concorrenti ancora no prima si deve capire chi condurrà la trasmissione se costantino passerà anche lui come il format a sky oppure tu chi vedi come conduttore salvatore Beh, diciamo che Sky c'ha Adriana Volpe in canne, che potrebbe tranquillamente condurre la trasmissione. Tra l'altro, lei ha già partecipato come concorrente a Pechino sì. Express in passato, quindi potrebbe essere tra anche le elette. Bene, e anche... andiamo, andiamo avanti. Andiamo... Qualche anticipazione esatto, su San Sarremo, Sanremo, anche ce l'abbiamo. Presto. Finalmente è ufficiale. Amadeus condurrà il nuovo, la nuova edizione nel 2021. Sarà, ci sarà ancora di nuovo Fiorello, ah, il mio conterraneo. Sia. E soprattutto c'è questa novità della serata del giovedì, i cantanti in gara potranno interpretare una canzone del panorama musicale italiano, quindi non attingere dalla storia di Sanremo, ma proprio dalla musica italiana in generale. Salvatore, ma che ne pensi del connubio Amadeus Fiorello? Ti sono piaciuti insieme, fantastici? Mi piacciono moltissimo. Hanno dato dimostrazione di, di essere una coppia molto affiatata sia nella vita privata, nel senso che sono amici da, da lungo tempo, hanno fatto la gavetta insieme quindi questo l'ha uniti sì. moltissimo e poi anche sul palcoscenico devo dire che c'è stato un bel feeling. Senti scorso. Salvatore, ma lì ai Caraibi qualche VIP l'hai intravisto? Anche di fama internazionale. Qui c'è Elisabetta Canalis che gira tra le spiagge dei Caraibi. Ah, chissà Canalis. quante novità quindi per la prossima, prossima puntata ma qualcosa facci sapere. Se, se riesco a scoprire qualcosa, certo che ve lo dico. Mm. <ride> Grazie, sei gentilissimo. Ma invece parliamo di Chiara Ferragni. Polemica che si è recata nella... agli uffizi. Polemica della settimana perché Chiara Ferragni è stata agli uffizi per girare un progetto ancora top secret per Vogue. Per perché polemiche? E uh, c'è stata una polemica: è giusto oppure no dare in prestito le nostre opere d'arte a degli influencer? Sicuramente il direttore degli uffizi ha fatto sapere che nella settimana successiva c'è stato un incremento del 27% della platea. Ma giovane. quindi strategia di marketing, secondo te? Diciamo che lei ha unito l'utile al dilettevole, quindi i suoi incassi per questo progetto privato per Vogue a naturalmente sponsorizzare le nostre bellezze italiche e soprattutto avvicinarle ad un pubblico gio giovanissimo. Ma per, cioè, perché queste polemiche? Co cosa ha fatto di cosa male? Cosa c'è di strano? Ci sono i soliti detrattori che vedono una, un deturpamento delle nostre bellezze italiche. Ma che ha fatto sta ragazza? È andata lì per caso ha imbrattato i muri, le pareti? Che ha fatto? Sì, ha fatto quattro foto meravigliose che hanno avvicinato... E qual me. è il problema? Io sono d'accordo con Alessia. Eh. Deturpamento esatto, de, di io. cosa? Di che? Anche io sono dalla parte di Chiara, eh? finalmente si è tolto gli occhiali. <ride> ha preso coraggio. Applauso. <ride> Adesso ci vedi? Se ne rimessi, guarda. No. Adesso vi vedo meglio, però me li rimetto subito. <ride> ah, proprio perché in pratica va. Un insulto, è meglio, è meglio non vederci, quindi <ride> Ma che ti bevi lì ai Caraibi? colada, Che cocktail po, ti stanno offrendo? Poito come Elettra e giussi. Ah, mojito! Mojito? Assolutamente! Ma ogni tanto qualche passo di salsa, baciata, merengue? Sto imparando, eh, sto imparando, quindi tornerò in Italia proprio pronto per ballando. E poi non... ci farei vedere un po' di video e foto. Non esagerare non... con i cocktail! No, starò attento. <ride> Bene, in chiusura di chi vogliamo parlare? Aspetta, io volevo sapere un po' di più di Chiara Ferranni. Perché avete ah. questa fretta di andare avanti? Quindi, perché eh, ho tutta questa polemica? Sì. Come, come si Andiamo conclusa? a fondo a questa punto. Per tutto che ha ironizzato. Come? Qualsiasi cosa lei faccia viene poi, ovviamente. Uh, criticata dai detrattori e soprattutto da gente che non ha niente da fare, che usa il web per odiare gli altri. Asso, io credo che sia stata davvero un'operazione bellissima perché uh, è un messaggio di vicinanza alla cultura, all'arte, alle nostre bellezze tali che in un momento come, complicato come quello che stiamo attraversando, portare questa... Portare la Garrilia degli uffizi alla ribalta del pubblico giovane è stato davvero importantissimo, quindi per me assolutamente a favore di Chiara Ferragni. Guarda Salvatore, il fatto è che Chiara Ferragni può, può andare ovunque, ma ci sarà sempre quel tono polemico perché magari c'è quel pregiudizio di base della fashion blogger che va lì a fare quello, insomma. Penso sia così. Ma ti ha chiamato la tua amica Gemma, Salvatore? L'hai ricevuta qualche Gemma. telefonata? Ragazzi, vedo l'ora che, che a settembre torni uomini e donne, perché lei ormai ci ha abituato. A settembre molla gli uomini, questa volta molla. Ma con Sirius il... è finita. È finita, è finita. È ufficiale. Lei, in una chiamata uh, molto infuocata, gli avrebbe comunicato che la loro storia è finita soprattutto per questa differenza d'età molto ampia. Lei non si sente troppo vicina a questo giovane corteggiatore, e quindi, dopo varie insistenze, dopo aver. Anche perché provato, lo ricordiamo, quanto quant è la differenza di età, Salvatore? 6 anni, e lei, 70, quindi. 26. Tanta roba. E quindi sono a capolinea, come si suol dire è disperato perché dice sto andando ad una festa in un post che ha di qualche giorno fa, sto andando ad una festa molto bella, mi sarebbe piaciuto portare Gemma con me che invece non è voluta venire capite? Mm, ma secondo me secondo me a settembre magari si rimetteranno insieme ma, che, ma, che, ma quello c'è una vita, a 26 anni secondo me a settembre ne vedremo delle belle uomini e donne sì, questo sì è Ma bello. già si sa qualcosa sui prossimi tronisti? Lo sapete che Maria li ha eliminati, vero? Cosa? I tronisti No, non so nulla, no, non lo spiegaci salvavamo. Questa Nella è una grande novità I giovani avranno un parterre Giovani contro ragazzi Contro ragazze come accade ormai da alcuni anni Con il throne over Perché ormai i tronisti hanno fatto il loro corso Sono passati di moda Quindi in pratica sarà una un qualcosa Più alla pari Esatto. Sì. Senza fare io corteggio te e tu... Cioè, anche no. Sì. Anche perché era diventato un minestrone a un certo punto. Quindi... Sì. <ride> no, ma poi è meglio così, essere alla pari, se no quella cosa un po' di mettere queste differenze può intaccare. Quindi niente e... più trono. Niente più trono, esatto. L'epoca dei tronisti è finita. Finalmente. Ma le uscite si continueranno a fare. Le esterne. Certo, le esterne. Certo. certo. Quindi resterà tutto invariato, soltanto che non ci sarà il tronista, ma ci sarà lato donne, lato uomini. E come a Tina ci le... sarà sempre Tina Cipollari. Tina, immancabile, ovviamente. Tina, il cuore, l'anima di uomini e donne. Confermati gli opinionisti, Gianni Sperti? Assolutamente. L'altro, non so come, non mi L'altro no. sarà Salvatore Pedrillo, non lo sapete? E <ride> ci vedo bene lì a litigare con Tina Cipollari. Speriamo bene. Salvatore, ma dove te ne vai stasera? Lì nel, nel cuore della Movida. C'è un white party meraviglioso. Dove non che posso poi aspetta mancare. stasera, poi da noi sarà mattina. Che sarà? No, vabbè. vabbè dai, qualche ora di differenza. Tra qualche ora dove te ne andrai? White party e cosa indosserai? White, per forza, bianco. Tutto bianco? Per forza. Ah, puoi mandaci qualche foto. Va bene, però non hai commentato il nostro look. Questa è una prassi di ogni sabato sera. Dai, togliti gli occhiali e commentaci, vai. Voilà, ragazzi. Vi vedo benissimo. Anzi, l'estate vi fa più che bene, soprattutto pina, finalmente. Col nuovo look meravigliosa. Ti posso credere? No beh salvatore che dire ti voglio bene comunque anch'io divertiti mi raccomando non fare guai non esagerare con il bravo ciao a noi presto. ti teniamo d'occhio a presto a sabato prossimo ciao salvatore Ciao! Bene, abbiamo sentito Salvatore, io direi di fare un piccolo break pubblicitario. Sì, anche perché fra un po' parleremo d'amore. A, A fra tra poco. poco. Gentili telespettatori, ben ritrovati! Come vi avevamo preannunciato, è arrivato il momento di parlare d'amore, Alessia. Ma a caso indossiamo il pantalone di colore rosso? <ride> è vero, ma prima regia sigla! Ci siamo, fine. È arrivata la nostra rubrica con il nostro Cupido. Il momento tanto atteso. Esatto, esatto. Però non possiamo farlo da sole. Abbiamo bisogno di Cupido che dovrebbe essere in collegamento. Sì, Ci sei Gianluca. Ciao. Ciao. Ragazzi, buonasera. Che splendore con questa camicia. Ma... Ma invece mi fate confondere Ma chi è Pina e chi è Alessia oggi? <ride> allora, non so se notate è eh? vero. Non so, Facciamo notare i nostri telespettatori Se ne accorgeranno senz'altro Che Pina ha cambiato colore di capelli Ma no, in realtà ma... è una parrucca ragazzi non potrei... La parrucca. non potrei mai Non potrei mai essere mora È una parrucca, che dici Gianluca? Ci credi? Ma io approvo, no, secondo me no, non è una parrucca Dai, Poi eh Allora parrucca? sì, oh. lo ammetto Non è una parrucca Ho voluto cambiare look Vediamo quanto dura più che altro Altro. Che ne pensi eh, Gianluca ti di piace questo colore? cambiare? Quindi magari la prossima volta ti fai i capelli rosa, che boh, tu sei imprevedibile. Lo sai? Sì. Mi sono svegliata sì. così sì. oggi, quindi sono andata dal parrucchiere. Infatti vorrei ringraziare Tocco di classe, sito a Via Carmelo Bene a Roma. E sono contenta, che ne dite? Voi approvate? Approviamo, approviamo. Ci piace. Quindi ti piace Gianluca? Vabbè oh ma voi siete sempre splendidi, anche tu Ale, io insomma faccio i complimenti a entrambe per par condicio. Eh? Dai, Grazie okay. <ride> tesoro. No, ma, ma hai visto che siamo coordinate però non l'abbiamo fatto apposta È vero infatti, Le gemelle Kessler siete oggi. perché pantalone <ride> rosso pure Dopo Però lei ha il po' nero, io fare. sono bianca invece E eh, vabbè dai, proprio no, simili dai. simili non si può Poi, poi con i balletti ci coordiniamo Gianluca, stasera ci lanciamo per veline, ma che oggi dici? Oggi è sabato quindi insomma un balletto ci sta pure eh? Va bene ragazzi non ci perdiamo in chiacchiere, cominciamo a leggere la prima lettera Dai Vai. Inizia, inizia. Io facciamo iniziare cominciare Pina Oggi sì, 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 Oggi sì. riflettori tutti su di me, stasera. Vai! Assolutamente. Vado, Caro Cupido, intanto vorrei introdurre questa lettera. Il titolo della lettera è Maledetto corso di penale. Wow. Caro Cupido, inaspettatamente il lockdown che abbiamo vissuto questa primavera mi ha portato un amore. Beh, in realtà lui non lo sa. Finora, purtroppo, è solo nella mia testa e nel mio computer. Mai avrei creduto che a fare le lezioni del corso da me più temuto fosse l'assistente del professore. Moro Occhi Azzurri, sulla quarantina, voce calda e suadente. Non ho mai frequentato un corso di diritto con così tanto interesse, salvo ahimè ai fini dell'esame. Non seguire neanche una parola per quanto fossi rapita da lui, dopo appena un'ora ero già innamorata. Risultato: la, la scorsa settimana ho dato l'esame online. Lui mi ha interrogato ed io non ci ho capito più nulla. Rimandata a settembre. Oh L'unica no. cosa positiva è che almeno potrò rivederlo. Sperando sia sempre lui ad interrogarmi. Vorrei tanto vederlo in carne ed ossa. Non soltanto dietro ad uno schermo, ma proprio così dovevo innamorarmi. Così in fretta, caro Cupido. Maledetto corso di penale. Maledetta primavera. Firmato Claudia. Mamma mia, no, ma beh, secondo ragazzi, te ci si può innamorare così in fretta davvero? Colpo me, di fulmine. Viene comunque in mente un detto che appunto ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per innamorarsi, ma poi tutta una vita per dimenticarla. Eh, proprio così, ragazzi. Ma poi, ragazzi, a chi non è mai capitato di innamorarsi o di perdere la testa per un giovane professore? A me, per esempio, è capitato. Ricordo, <ride> non avevo dubbi. <ride> ricordo l'esame di, di lingua spagnola all'università. Eh, no, scusate, di lingua francese all'università ed è entrato questo docente davvero eh, meraviglioso poi con quell'intercalare oh. in francese Gianluca ho perso la testa lo posso dirlo a distanza di affina la stoppiamo, anni. La, la stoppiamo Gianluca ma come è andato l'esame poi ma l'esame è un discreto 28 devo dire ah, dai, direi <ride> pensavo si fosse fatta volta. rimandare apposta per i Comunque, ragazze, noi poi nel corso di questa rubrica diciamo spesso che poi quando incontriamo una persona che non conosciamo, però c'è sempre qua un fattore che ci fa trarre verso quella persona, una cosa di chimica proprio, no? Quindi può capitare di innamorarci o comunque prenderci una cotta così in modo istantaneo. Quindi, mia cara Claudia, io quello che ti posso consigliare è di studiare un po' di più prima per superare questo maledetto esame. E poi magari poter conoscere il professore sotto altre vesti, ragazze, perché se no è un po' difficile, no? E poi invitiamo Claudia a studiare, perché solo in questo modo, si... quindi arrivando all'esame preparata, potrà Ma... anche eh, far rimanere il docente proprio così di stucco, no? Poi chi lo sa, che dici Gianluca? Ma sì, esatto, quindi solamente studiando magari poi ha la possibilità Io di Io invece, ragazzi, non sono d'accordo con voi. Ecco. Ah. Sentiamo, Perché sentiamo mamma, la nostra Alessia. Eh. Perché, sec secondo me, cioè, non, non lo colpirebbe studiando, cioè, facendo bella figura all'esame. Ok, quello potrebbe essere un fattore aggiunto, però, comunque, si è sempre in sede mh, universitaria. Lui è un professore, eh, quindi, magari eh. se lo vuole conoscere, deve sperare di beccarlo fuori e non sarà neanche lì facile. Esatto quindi fare l'esame in modo che poi si toglie questo peso e poi lo può conoscere in altre vesti e poi Claudia voglio dire non si può fare niente contro lo spuntare di certe emozioni soprattutto poi in primavera che è la come dire la stagione de, mh, delle emozioni che rifioriscono. Maledetta primavera. Loretta Gozzi regia. insomma. Wow, lo sono solo... tornato indietro ai tempi universitari che poi non è passato così tanto tempo. Vabbè che voi, lo ricordiamo, state con i vostri studi, sono dentro un'università, la Niccolò Cusano, quindi sì, comunque sì, sempre ambiente Sì, infatti sì, ci capita di, eh, di vedere questi amori giovani tra studenti ed è sempre bello. Allora, Prego andiamo avanti. Voi. Andiamo avanti. Vai, Alessia, tutto, sei carica. Tutto il resto è noia. Quindi, questo ah. diciamo già può dire tutto. Caro Cupido, sono fidanzato da circa un anno con una ragazza che, che mi ha letteralmente stravolto la vita. Erano circa tre anni che ero singolo e sentivo proprio il bisogno di innamorarmi di nuovo. E poi è arrivata lei, così per caso. Non c'è sera che non voglia trascorrerla con lei, anche quando i miei amici mi propongono di uscire, declino l'invito pur di non lasciarla da sola. Lei è contenta che io sia presente, anche se a suo avviso è pure giusto che io veda gli amici e viceversa. Quando discutiamo di questo, penso sempre che non abbia piacere a stare con me o che lei, sotto sotto, vuole approfittarne per fare chissà cosa. I miei amici mi reclamano, dicono che da quando c'è lei nella mia vita sono sparito, anche se poi. Sono i primi ad essersi allontanati da me a farmi sentire ancora più solo nei miei anni da scapolo. È ah. capitato che ricominciassi ad uscire con loro, ma che ci posso fare? Senza di lei tutto il resto mi sembra noia. Come dovrei comportarmi? Grazie, firmato Brando. Ah. Ma no, ragazzi, l'abbiamo sempre detto e ridetto nelle nostre lettere, bisogna ritagliarsi anche in coppia degli spazi individuali, vero Cupido? Esatto. Assolutamente. Sei d'accordo? Sì. Sono molto d'accordo, l'abbiamo infatti ribaduto, ribadito molte volte quanto sia importante, comunque curare proprio la nostra individualità, ma proprio per portare poi nella coppia il nostro io, no? Anche perché è giusto poi raccontarsi, almeno diciamo, di sera qualcuno ha qualcosa da dire no? al altro... proprio partner. Più che altro, magari l'insicurezza di Brando potrebbe, insomma, essere controproducente. Esatto, per lui. cosa dovrebbe fare Brando per superare questa insicurezza, Gianluca? Ma sì, ecco, non deve ovviamente pensare che eh, la ragazza quando vuole stare con, con le amiche, giustamente magari faccia chissà cosa. Non è così, anche perché. O non è che per forza bisogna uscire con le amiche per fare qualcosa. E poi fa controllo. bene alla coppia, fa bene alla coppia coltivare i propri interessi e le proprie amicizie per poi ritrovarsi Gianluca. Assolutamente, assolutamente, infatti non bisogna poi trascurare gli amici, anche perché ragazze, noi speriamo sempre che questi amori comunque durino per molto tempo così, però nel momento in cui magari questa storia dovesse finire un giorno, che fa Brando si ritrova da solo senza amici perché magari certo. li aveva lasciati prima, no. Poi dovrebbe Invece... lavorare Brando un po' su se stesso, nel senso deve eh, uscire con i suoi diventare amici, diventare un po' più sicuro e magari alla base c'è un problema di fiducia con la sua ragazza. Sì, che ne dici? Assolutamente. Assolutamente, infatti questa, questo controllo, questa pressione sicuramente deriva proprio da un'insicurezza, anche perché lui stesso poi lo sottolinea, pensa sempre che poi ci sia qualcosa sotto quando la sua invece ragazza esatto. lo invita ad uscire. Comunque sì, per quanto riguarda gli amici, Brando è vero, purtroppo gli amici a volte si comportano anche in maniera un po' egoistica, nel senso che quando magari sono fidanzati così tendono un po' a chiudersi, però ecco, tu non fare lo stesso errore, invece dai una lezione a questi amici e cerca di ritagliarti. Ricomincia ad uscire Brando, riprendi in esatto. mano la tua vita. Anche se Tuttando senza di lei tutto il resto è noia. Franco eh, ecco Califano! Vai tutto il resto. Maledetta oh, noia. Questa canzone fa venire voglia di spogliarsi di, di tutti i sentimenti, le <ride> emozioni. Beh, siamo, ancora in senso in prima, siamo ancora in prima serata, Alessia. Sempre maliziosa, io l'ho detto <ride> in senso metaforico per essere profonda. Va lei. bene, va bene. Gianluca, leggi la prima lettera, va? Dai. La prossima. Un amore, un amore impossibile. Mm. Bene. Allora, bene. caro guido. Ale, cos'è questo bene? No, no, vai! <ride> Scusa! Non, vado non volevo sopparti, vai! Caro Cupido, mi chiamo Fabio e mai avrei immaginato che la vita mi riservasse uno strano percorso. Da circa 15 anni ho il cosiddetto amico del cuore, l'amico di banco delle scuole elementari e medie e il consigliere di sempre. E allora tu ti starai chiedendo perché è strano? È che io, per Federico, mi sono accorto di provare dei sentimenti che vanno ben oltre l'amicizia. Seppur già profonda, mi sono accorto di amarlo. Proprio perché la nostra amicizia è stata sempre sincera, l'ho messa al corrente di questo mio sentimento, pur sapendo che Federico è eterosessuale. Mi sono dovuto quindi allontanare da lui non perché avesse cambiato atteggiamento nei miei confronti, né perché la nostra amicizia ne fosse compromessa, ma perché stare vicino a lui per me non era più possibile. Non potendo vivere l'amore che provo, ho dovuto rinunciare al momento anche alla nostra amicizia. Che succederà adesso? Firmato Fabio. No, Beh, Gianluca, cosa faresti tu? Se ti Io sono trovassi... rimasta ancora un po' dentro la lettera, sto cercando di capire alcune dinamiche. Esatto. Spiegacelo. Allora, tu allora, tu cosa amici faresti amici. se amici. ti trovassi al posto di Fabio? Eh, insomma, può capitare come poi nelle scorse puntate abbiamo visto, poi che l'amicizia a volte può diventare qualcosa di più. Cosa farei? Ecco, io proprio in nome di questa amicizia e della sincerità, appunto che è la base di ogni poi rapporto, farei come Fabio, insomma, eh, dichiarerei comunque il mio amore e eh, ha fatto bene così, anche perché mh, non avrebbe poi continuato, insomma, non poteva ecco fare il falso, no, davanti agli occhi di Quindi secondo me, te è eh. giusto che Fabio si sia allontanato da Federico in questo caso? Ma, eh, ma diciamo ecco che mi sembra di capire è stato un po' inevitabile perché stare accanto a lui era diventato comunque un po' una sofferenza, anche perché Federico eh, comunque non ricambia eh, perché insomma ha altri gusti, eh, non, non se ne può fare una colpa, quindi almeno per il momento Fabio fa bene così a distaccarsene e poi ecco se, se, se è un'amicizia vera magari un giorno chissà potrà riprendere questa amicizia, no? Voi che pensate? Sì, sì, penso sia giusto, anche perché può capitare di imbattersi in um, i strani, i, i strane strade, scusate il gioco di parole, strani, I strani percorsi. I strani, I strani percorsi. Dinamiche. Mi viene in mente Max Pezzali. Lo strano, Lo strano percorso. percorso. Lo strano percorso che ognuno di noi... noi ci riscaldiamo Stiamo tirando sempre. fuori l'ascendino. Ci riscaldiamo sempre e poi, come ogni sabato, andiamo... A ballare dopo, dopo, que Comunque, <ride> dopo queste Fabio, canzoncine. Stai tranquillo, seppur strano, ogni persona ha un proprio destino già scritto e se sarà un'amicizia vera, non ti preoccupare, che esatto, la potrai esatto. riprendere, magari arriverà un altro amore. Su, noi siamo fatalisti. E a proposito d'amore, la prossima lettera parla di amore ai tempi di luna piena. Wow, ah. Lupo Mannaro. Caro Cupido, mi chiamo Morena, ho 25 anni e vivo da 5 anni una relazione a distanza con un ragazzo che è riuscito comunque ad essere sempre presente. Nonostante non mi sentissi pronta per una storia seria perché nei miei progetti c'era l'idea di partire per l'università e fare esperienze nuove, ho deciso di stare con lui perché mi faceva sentire bene e credevo di amarlo. In questi anni però non ho mai smesso di pensare a, co a come la mia vita sarebbe stata se fossi stata libera e avessi avuto la possibilità di conoscere altri ragazzi con i quali magari stringermi e ballare sotto tante lune piene che con il mio ragazzo non ho mai potuto ammirare. Lui vive nel mio paesino d'origine e ha già un lavoro, la mia situazione invece è molto più precaria perché dopo gli studi chissà dove inizierò a lavorare, per cui non so neanche quanto ancora potremo reggere la distanza. Quando si ha una persona così cupido, che è pronta a tutto pur di stare con te, non è da stupide desiderare altre storie o da, da rimanere da sole, è firmato Morena. Bella gatta da pelare, come, come si fa a coniugare la realizzazione personale con diciamo, la dimensione di coppia? Io più che altro ragazzi andrei ancora più indietro Cupido, ma secondo te è giusto che all'interno di una coppia ci sia anche un'estrema differenza di, ehm, di ciò che si vuole fare, no? nel senso che lui è già avanti con la vita, ha un lavoro, una stabilità, lei ancora si sta costruendo quindi mh, è un po' complicato Dove riuscire, fa... sì. sì. Ma sì, ecco, Morena ha 25 anni, comunque si è messo con questo ragazzo 5 anni fa, quindi era veramente giovanissima. a 20 anni uno ha tutta la vita davanti e spesso poi non si sa neanche che cosa fare bene della propria vita, no? Quindi ecco, da una parte ha fatto bene poi a buttarsi a capofitto in questa storia, però ecco, crescendo ragazza è inevitabile che poi le, le esigenze cambiano, o comunque si ha voglia di sperimentare altro. Quindi, insomma, è anche fisiologico che poi a un certo punto della vita uno si chieda che fare, si va avanti o... Insomma, si Ma Morena, ragazzi, strada. deve fare le sue esperienze, la vita universitaria, deve fare i suoi errori, non può rimanere ancorata ad un uomo che ha già un vissuto eh, forte, no? Concluso, sì, poi, se vogliamo. Giustamente, poi, come ha detto Ale, la domanda, la dimensione personale è molto importante, nel senso che poi uno in una coppia deve stare bene e deve sentirsi comunque realizzato perché altrimenti ti sente sempre uno un po' di meno se non di sei meno, appagato con te stesso non riesci a, a stare in coppia esatto. secondo me quindi l'importante primo è realizzarsi perseguendo i propri sogni, i propri obiettivi e le proprie aspirazioni dai e prima o poi, poi arriverà quel ragazzo con cui ballare sotto la luna o sotto le stelle eh, che sotto dici, la luna Cupido? piena, sotto bailare come proprio dice Zucchero quindi ascoltiamola sentiamola ballare. No, già finita, fino già in voi, discoteca. Ma voi la luna piena che effetto vi fa ragazze? Non te lo posso dire, io ah. sono amante della luna, io sono un animale notturno, ti dico solo questo. Ah, un animale notturno, sì. va. vai, leggi la prossima lettera, va. Allora, titolo, come sempre a me date le cose più imbarazzanti, allora pensavo fosse perfetto ma a letto lui non funziona. Oh, Questo è il presupposto. Pu può capitare, dai. <ride> Caro Cupido, l'ho conosciuto tre mesi fa e non mi sembrava vero. Bello, dolce, con i miei stessi interessi, desideroso, scusate, di mettersi in gioco in una relazione. Io ho 30 anni, lui 35. I primi appuntamenti tornavo a casa con le farfalle nello stomaco, però appunto da tre mesi quasi sempre torno a casa da sola. Il sesso non è il primo dei suoi interessi. Lo abbiamo fatto tre volte, ho provato a capire cosa c'è che non va. Se non gli piaccio, se è un problema che ha sempre avuto che compare adesso, ma non è facile. Lui si chiude a riccio, dice che non ha nessun problema e che a lui piace anche così. Io finora non ho insistito troppo per paura di creare tensione e soprattutto per sciupare il tutto. Come posso spiegargli che ho bisogno di capire cosa stia succedendo e che non può darsi col contagocce? Elisa. Ai ai. No Elisa, tre volte in, in tre mesi vuol dire una volta al mese ragazzi, cioè non eh è beh, proprio possibile. Po un po pochino, un'antichia proprio. Ma come... Eh, conta gocce <ride> veramente. <ride> Ma che cosa succede? Cioè secondo voi Elisa come si deve comportare? Cioè si è creato ah. un blocco comunicazionale? Perché se lui insomma si chiude a riccio qual è il problema? Eh, eh sì, qua mi sembra proprio che prima di tutto, prima del sesso ci sia proprio un problema di comunicazione. Elisa non devi farti scrupoli nel remore nel parlare a questo ragazzo, voglio dire poi prendi la situazione in mano e parla a questo ragazzo senza il minimo scrupolo anche perché insomma se hai interesse a portare avanti questa relazione cerca di capire, cerca di aiutarlo. Ma cosa può essere chiede... secondo voi? Cioè Elisa è così vogliosa di insomma andare un po' avanti, lui... Perché Beh, si chiude? O no, forse Lisa ha idealizzato troppo forse, questa persona? Dire, forse direi proprio questo: che sia il problema. Anche perché, in una coppia così giovane, diciamo è proprio il sesso la fonte delle emozioni. Quindi, se lei magari non vuole più tempo, non, non, non lo so per, cioè perché Beh, fa così. Sì, vabbè, magari sì. C'è qualche ragazzo che va a diesel. Io insomma, <ride> immagino un po' tutti l'abbiamo conosciuti questi ragazzi a diesel. Però, ecco, dai. Tre volte in, un, in tre mesi mi sembra un po' pochino, dai. Comunque, Gianluca. Elisa, Elisa, io ti consiglio di prendere in mano la situazione, d'altronde ragazzi, il tempo va, passano le ore e magari ecco si potrà finalmente e fare E magari faremo tutti e... l'amore, mora. Alex vai. Britti, ecco, cantacelo tu. Il tempo va, passano le ore. Wow wow diciamo che prima che finisca quest'estate si sblocchi un po' la situazione dai guarda pure la bratellina mi è caduta bene ecco. ultima letterina caro ultima cupido letterina. dai la leggo io leggila tu ho capito che era la donna giusta solo dopo averla persa eh. <ride> e eh. capita anche questo <ride> e capita anche questo ti è uscito proprio questa esclamazione caro cupido chi ti scrive è uno stupido per non dire altro. Ho perso il treno della vita e non c'è modo di rimediare, mai più. Lei mi amava, ha avuto il coraggio di dirmelo e ha continuato in perterita a dichiararmelo e a tentare di conquistarmi per più di un anno. Ma io, io ero troppo perso dietro a qualcun'altra. Qualcuna che mi dava speranze più false che mai e che alla fine si è rivelata un egoista indifferente. Quanto all'altra, quando ho capito che era quella giusta, era troppo tardi. L'avevo ignorata, l'avevo snobbata, avevo fatto di tutto per allontanarla e a me ci ero riuscito. Naturalmente ha trovato una persona molto più saggia e forse buona, più buona di me e ha tutta l'aria di essersi incamminata verso una felicità che durerà a lungo. Mentre io sono solo, con i miei rimpianti, con le mie occasioni perse, a leccarmi le ferite. Andrea. Ai ai ai, secondo te, sì, stai ai, Cupido, secondo te cos'è peggio, vivere di una vita di rimorsi o di rimpianti, in base alla lettera che abbiamo letto? E spieghiamo, eh, ragazzi, Cupido, qual è la differenza diciamo. proprio tra rimpianto e rimorso? Eh sì, perché spesso si fa confusione, ma proprio perché sono entrambe due facce della stessa nostalgica medaglia. Ecco, diciamo, il rimorso è il turbamento per un errore compiuto nel passato recente, o remoto no? che comunque ha causato sofferenza a una persona che non avremmo mai voluto? Mentre il rimpianto è proprio nasce da ciò che è andato perduto proprio da quelle occasioni mancate o di quelle magari invece: e Quindi persone... scusa, Cupido, secondo te è meglio fatti... vivere di rimpianti ah, o di rimorsi? Ragazzi io direi che forse è meglio vivere di ricordi. Io, secondo me, è meglio vivere di ricordi. Perché insomma, senza farsi però poi... troppo sopraffare dai ricordi, se sennò... no. Sempre sopraffare, esatto, comunque ecco, noi pure questo abbiamo detto, non ci sono poi treni in amore che si perdono, anche perché questa ragazza poteva avere tutte le virtù del mondo Andrea, però aveva un difetto che in quel momento non l'amavi, quindi conta quello insomma che noi sentiamo in quel preciso momento. E quindi La cosa può fare vita? Andrea per cambiare il corso degli eventi? Ma ecco, mh, proprio perché ora sente invece questa spinta, magari provare a cercarla adesso questa ragazza e se no ragazzi è andata così. Peggio la... per lui, serve da lezione, Ma ci no, pensava perché... prima. <ride> ah, dai ragazze, su. <ride> che acidità stasera ragazzi. <ride> oggi, oggi Ale lancia qualche frecciata Sto scherzando, ognuno fa come, come crede, ci mancherebbe. Vabbè, è andata così ragazze, è andata così, su. Dai. Sì esatto. Con cosa ci consoliamo? Con, andata così, proprio di dirotta su Cuba. Ascoltiamo. Con un bicchiere di tequila, vai. È andata così, ma fa male ogni giorno. Senza te. È andata così, lo so, ma ti corre qui. A ridere con me. Cupido, dove te ne vai stasera? Questa canzone è bella tosta. Bella tosta è andata così Ale, vabbè, pazienza. E tu dove Comunque. te ne vai Cupido? Dove vado? Io vi vengo a prendere appena finite la, la puntata ci andiamo a ubriacare perché insomma no? Un po' di leggerezza, dici, Un ci po vuole. Di Senza esagerare, esagerare però ragazzi, niente ubriacature, due bicchierini. Senso esagerare. E invece quest'estate stai già progettando le, le vacanze, ci siamo, no? Sì. Ma sì ragazzi, io penso andrò a buttare la spazzatura <ride> un po ma che libero. dici Gianluca non vuole dircelo no, in realtà sì, ma io sì, lo no, so no. che sta già progettando, Stai progettando qualche viaggetto sto organizzando, sto organizzando però non dico niente dai diccelo dai ve lo dico alla prossima puntata ragazze, che è l'ultima puntata della stagione della Sono stagione triste, sì. che nostalgia ci sarà un sorpreso vi preparerò una sorpresa a tutti e due Wow, oh, wow. Cupido, no. noi ti ringraziamo, ti È salutiamo. No, voglio sapere voi dove andate invece. Allora, io me ne vado un po' al sud. Vabbè, da brava siciliana. Eh sì, esatto, io pure ritorno nella mia terra. Lei ritorna alle origini. <ride> da mamma e papà. Bene, dai il nido. Un bacio, ragazzi! Ciao Cupido. Buon sabato bon sera, sabato. Cupido. Non fare Ciao. il morello. Ciao. Ah, <ride> Hanno chiuso il collegamento mentre stavo salutando. <ride> La regia sempre sul pezzo, grande. E anche noi ci ci, ci facciamo una breve pausa, sì, qualcosa. Tequila? Vai, breve break pubblicitario tra poco. Ben ritrovati cari amici dopo aver parlato d'amore parleremo di talenti. Sì perché comincia la nostra rubrica Talent Show. Come primo ospite abbiamo un rugbyista, una terza linea che gioca nel CUS Catania Rugby. Parliamo di Diego Irato, però non voglio dirvi più nulla perché ci pensa lui con il suo video a presentarsi. Salve a tutti, sono Diego Irato, terza linea del CUS Catania Rugby. E... Ringrazio Pina e Alessia per l'invito alla trasmissione Il Pettegolezzo. Un abbraccio. Buonasera, buonasera Diego, ci sei? Sì, buonasera Alessia, buonasera Pina. Ciao Mi Diego, sentite? io buonasera. ti chiedo subito, ma perché nel video avevi la camicia? Dov'eri? Che stavi facendo? Noi ci aspettavamo un ah, video in mezzo al campo, che ne so. No, no, avrei voluto realizzare, ma era al lavoro. Oltre al rugby, lavoro in un ufficio legale. In uno mm. studio legale quindi è quindi un, un rugbyista sì. intellettuale, ce ne sono tanti, devo dire. Io frequento assiduamente il mondo del rugby e quasi tutti eh, sono qualificati, hanno titoli di, di studio. Chiaramente è uno sport molto, molto impegnativo, vero Diego? Sì, è uno sport impegnativo, la mia squadra essendo, un, essendo il CUS Catania, quindi una squadra di rugby del, del CUS, quindi eh, universitario sportivo, centro universitario sportivo catanese, eh, che, CUSI, che appartiene al CUSI, quindi centro eh, universitario sportivo italiano, eh, sono quasi tutti laureati, tutti hanno preso un titolo di studio, anche perché comunque il rugby... Al nostro livello è una passione però purtroppo magari per fortuna dipende dai punti di vista anche a livello professionistico quindi in massima categoria ormai i giocatori non essendoci eh, dei mondi ingaggi così eh, alto come, certo. eh, come stipendi hanno bisogno di trovare altre alternative altre vie infatti molti si laureano fanno i preparatori atletici fisioterapisti Sti, Diego, aziopati, ma... Diego, ma da quanto gli, tempo gli... fai questo sport? L'hai ereditata come passione? Vita. Oppure com'è nata questa cosa? Allora, io sì, l'ho ereditata. Mio padre giocava alla Motori Catania, eh, a un livello di certo molto più alto rispetto al mio. E anche perché, mi perché scusate se vi interrompo, dobbiamo dirlo: il Catania negli anni 60-70, se non erro, era in Eccellenza, ma forse anche dopo. Sì, sì, sì. Guarda Pina che aggiornata! In, que in quegli anni lì, sì Pina è molto aggiornata, eh, in quegli <ride> anni lì Catania era militare della categoria, ma anche, anche fino agli anni 80 militava in quelle categorie, infatti eh, mio padre giocava in quel periodo. Poi il Catania comunque anche eh, fino agli anni 90 ha avuto degli innesti importanti eh, come giocatori, come campioni del mondo sudafricani. Eh, Ah, per un altro periodo ha giocato, ha militato anche nel campionato di massima categoria. Ha giocato anche in Europa, senza andare lontano. La Motori Catania è una società che ha vinto eh, tre partite in Europa, mm. quindi in quella che è la Champions League del rugby. E per molti anni è stato il miglior record italiano ed era una squadra catanese, infatti, stava qualificando ai quarti di Champions League rugby, che all'epoca si chiama Aniken Cup, perché l'Ainiken deteneva i, i diritti del torneo eh, e la Motori partecipò e eh, vinse tre partite non passò per un punto alla fase successiva che era la fase finale quindi, Diego eh, tu rendi... sei giovanissimo ma ehm, ti piacerebbe non so ehm, intraprendere questa, questa carriera a livello proprio professionistico e quindi in quel caso sicuramente verresti acquistato come, come giocatore in squadre del nord Italia perché, soprattutto, il Veneto no? ha squadre sì, vabbè, di, vale. di eccellenza. Io ormai non sono così giovane, ho 29 anni. Poi ci vogliono anche delle capacità di, di, un, di un certo tipo. Eh, per giocare a quei livelli, io ho giocato sempre mh, a livelli dilettantistici o quasi. E questo è un derby proprio, questa, questo video che ti ho mandato è il derby con la Motori Catania. Abbiamo fatto in Serie B prima che la Motori salisse in Serie A. Poi quell'anno ha raggiunto la promozione la serie in Serie A. E adesso è... Qual mi... è la meta che ricordi, quella che, che ti che tieni a cuore? No, quella che tengo a cuore di più. Forse è quella che ho realizzato quest'anno con l'Occo, contro il derby contro il Messina. Eh, non so se voi l'avete preso come video, ma comunque c'è da qualche parte. Insomma, eh, ed è stata una meta che ho realizzato eh, e mi ha fatto molto piacere proprio perché era contro eh, il derby contro il Messina. Eh, purtroppo con la motorica Data abbiamo potuto giocare pochissimi derby. Solo quattro partite. Due, anni, due volte sì, ci siamo scontrati e quello è stato quello più combattuto che abbiamo perso di un punto. Due, quello mm. del video. Infatti, un po' di amore in bocca rimane ancora. Diego, ma senti dire, un po': motorevole... come hai vissuto il, il periodo della pandemia? Cioè, come avete fatto con gli allenamenti una volta diciamo, ripresa la semi-normalità? Anche perché è uno sport da contatto, esatto. quindi non è Come semplice. avete vissuto questa cosa? Diciamo che a noi ancora la normalità regbistica non l'abbiamo ripresa perché sicuramente non ci sono in prospettiva, non ci sono alternative al nostro sport. Infatti si sta aspettando, eh, non si sa come si, si dovrebbe comportare la FIR, però cioè, devo fare un applauso alla FIR che comunque ha interrotto i campionati eh, dichiarando conclusa la stagione. Eh, 2019-2020, perché ovviamente ha preferito prima la salute dei propri atleti eh, e del, del, dello staff che lavora mm. nelle società, perché comunque poi eh, le società non, non sono solo gli atleti, non sono solo i giocatori che ci giocano, ma anche la certo. dirigenza, lo staff. Che ma proprio nel concreto, ci... come vi siete mossi, come avete fatto a gestire e allora, organizzare gli allenamenti? All'inizio non abbiamo, abbiamo chiuso, e quindi quando è stato detto. È stato il lockdown, siamo chiusi tutti quanti. Alla riapertura è stato difficile gestirlo, però il CUS Catania ha gestito in maniera eccezionale, eh, con le misure adeguate. Eh, forse è stata una delle pochissime eh, società al sud a fare una cosa del genere. arrivavamo al campo con le mascherine e mm. i guanti. Eh, ovviamente, dovevamo rilasciare la do, il documento, eh, firmare un certificato, arrivare in determinati orari, avevamo solo un'ora per poterci allenare, entro quell'ora dovevamo fare eh, uh -huh. tutta la nostra attività che è stata programmata dal nostro preparatore atletico Roberto Cafaro, eh, vi è stato il, dist il distanziamento sociale anche eh, eh, in campo e infatti facevamo un lavoro prettamente atletico. Eh, poi piano piano la federazione ha inviato delle direttive dove eh, dava, introduceva la possibilità di alcuni esercizi col pallone di passaggio della palla mm. e, e um, noi uh, ci siamo, abbiamo obbedito diciamo, a quelle che le normative disinfettando i palloni le mani e rispettando comunque le distanze eh, non abbiamo mai fatto allenamenti di contatto e, e, e non è stato facile gestire però Giuseppe Costantino che è il nostro allenatore tecnico insieme a Mario Camorali che si occupa della mischia Roberto A proposito Capolo, quindi... di mischia, tu sei okay. una terza linea e quindi ne sai qualcosa di mischia. Spieghiamo ai nostri sì, telespettatori sì. che cos'è. Allora, la mischia è una fase statica di rimessa del gioco. Sostanzialmente quando ci sono delle infrazioni o quando il pallone comunemente cade in avanti eh, si riparte da questa fase statica. Diego, e... ma cosa succede quando fate la mischia? Eh, succede, eh. <ride> che succede? Sì, Eccola. <ride> Eccola! Ma cosa fate? Poi vediamo noi i pezzi di costi partono, che il, sì, partono <ride> i pugni, cazzotti. <ride> Vabbè, qualcosa, in quella partita è partita più di qualcosa. <ride> in <quella partita> è... <ride> I pizzicotti? <ride> Eh, magari, eh, però, però in anche in questa parte qui, questo è contro Colleferro, siamo a Colleferro a Roma tu Diego esatto. sei questo qua, il primo di spalle, ma che stavi facendo? Stavi dando un morso a quello davanti? quello allora, davanti è un mio compagno di squadra, bene, <ride> a si non ama. si capisce eh, niente ti avrei voluto dare un morso, ma no, più che altro mi stavo sforzando di aiutarlo perché... non lo so perché è non si capisce questo. niente da questa immagine eh. Entrambe le mische sono abbastanza dure, sia quella di Colleferro che poi è retrocesso, mi pare quell'anno. Eh, sia quella della Motori, che era una, una mischia impegnativa, molto impegnativa, ehm, e noi un po' in fase statica siamo carenti, eh, un po' il nostro punto, un nostro tallone mm. eh, e niente, quindi. Mh, Quanto importante è importante il fisico per un ruolo come il tuo? Perché si sa le terze linee sono gigantesche di solito. Eh, io no, <ride> però <ride> eh, metto il dito nella piaga, no, dai, Diego. Ultimamente però dobbiamo dire che le eh squadre beh, di eccellenza acquistano giocatori sui 100 kg, minimo. Allora sì, la fisicità è importante nel nostro sport, non dobbiamo andare lontano, infatti eh, i giocatori devono essere sempre ben strutturati. Diego io, scusa poi... e ti interrompo un attimo, però ho una curiosità, ma tu quanto pesi? No, non si dice, Alessia, queste domande, non si fanno i <ride> signori. No? Ma non si fanno una donna, te lo posso chiedere quanto pesa? Ah, secondo me sui 93-94. Dai, non sei messo male comunque. 90 kg spaccati. 90 kg, 900. 0 ah. No, no, più 90 kg. Ma è un occhio nero in questa foto. Beh, ma quello fa parte questa... del gioco proprio. Questo è una È il minimo, che... è una carezza quella, Diego. No, no, quella è una carezza, sì, sì, sì. Eh, comunque... Eh, non sì, apriamo il importante. capitolo infortuni. No, quello non lo apriamo mai proprio, immediatamente. Io ho assistito a scene assurde. Sì, purtroppo nel nostro sport gli infortuni sono alla base, durante l'anno la, si perdono una, almeno una decina di giocatori in rosa per infortuni. Purtroppo, Diego, cosa vabbè? ne pensi della nazionale, della nazionale italiana? Io penso che la nazione italiana più che altro sotto, non tanto sotto il punto di vista tecnico ma sotto il punto di vista uh, organizzativo vada ristrutturata perché non, è impossibile che società, allora, sicuramente nel nostro movimento mancano i fondi che ci sono in altri campionati, questo è poco sicuro e gli investimenti. Però la federazione italiana in Italia è la seconda federazione dopo quella calcistica che ha spesso di più, quindi eh, le statistiche, i numeri qualcosa. La, e la quindi dico... secondo te cosa si può per fare per fare. incentivare il rugby a livello nazionale? Sicuramente oh, ad oggi è importantissimo un po' per i, soprattutto per i ragazzi e quella che è la tecnologia che comunque ha inciso sulle vite dei ragazzi investire nelle scuole. Cioè, per far sì che crescono rugbyisti di alto mm -hmm. livello bisogna portare il rugby nelle scuole. I progetti certo. sono stati fatti, però non. Non in maniera adeguata. In Nuova Zelanda uh, in Nuova Zelanda, che è diciamo il foro all'occhiello, la nazionale eh, più virtuosa regbisticamente, eh, ma anche in molti altri stati, ora anche in America e in Giappone, fanno rugby nelle scuole. Tra l'altro, Nuova... il professionismo, se non erro, in Nuova Zelanda non è retribuito, vero Diego? Allora, uh, lì è un po' particolare uh, la, la situazione, perché comunque uh, è retribuito ma non direttamente dalla società ma dagli sponsor cioè i giocatori hanno delle loro partnership eh, però comunque sì vengono comunque retribuiti eh, poi lì è un, anche un fattore culturale lì tutti quanti i giocatori eh, fanno parte di un college quindi tutti quanti escono eh, laureati, dei professionisti quindi oltre al rugby poi eh, sanno cosa fa nella vita cioè eh, in una azienda prima si occupano di formare l'uomo e eh, di formare nel frattempo l'atleta eh, e quindi è importante a 360 gradi anche perché a Nuova Zelanda eh, tutti qua, non tutti possono diventare dei professionisti di altissimo livello, però molti possono fare parte del... e questa è una cosa che non si è capita in Italia, molti possono fare parte dello, dello staff come fisioterapisti, certo. preparatori atletici, allenatori, ci sono tante figure da ricoprire. Nella vostra possono... squadra ci sono giocatori stranieri? Uh, nella nostra squadra no, non ci sono giocatori stranieri. Siamo tutti quanti di Catania o siciliani, qualcuno è di Messina, negli anni qualcuno è stato di Palermo. Sono stati in passato c'è stato qualche straniero al CUS eh, di passaggio. Però adesso siamo tutti siciliani, anche perché il CUS ha la fortuna di formare ogni anno dall'Andre 18 una decina di atleti che poi ehm, vanno in organico in prima squadra. Alcuni. Sono andati anche in società come eh, Colorno, Ferrara. Diego, Parma, ma noi Mantico. vogliamo sapere se tu sei scaramantico, se hai dei rituali prepartita. Io sono molto scaramantico. Da buon, <ride> da buon siciliano è molto scaramantico. Sei molto Io scaramantico. E cosa fai prima di un match? Allora, non ho dei rituali specifici, però tanti portafortuna li ho, però mi alzo prima. E quali sono una... questi portafortuna? Vogliamo sapere, Diego, ah. vogliamo sapere. Amuleti magici, no? Vabbè, due, ho un portachiave, un portachiave che tengo nel borsone. Il mio paradenti, eh, nelle scappette faccio un segno, portafortuna eh, diciamo che Sono molto scaramatico. Diego, invece, eh, torniamo a parlare di, di, di rugby, di rugby di eccellenza, quindi come diresti tu di alto livello. Eh, ci sono molte squadre del nord Italia, soprattutto del Veneto, che negli ultimi anni hanno acquistato moltissimi giocatori. Giocatori argentini, cosa ne pensi? Allora, io penso che negli anni sono state introdotte delle norme per limitare tutto questo, soprattutto i giocatori argentini. I giocatori argentini è più facile che vengono in Italia perché eh, vi è, non so perché, un rapporto con l'Argentina particolare, anche perché comunque in Argentina. Non, non vivono di, eh, economicamente una situazione facile quindi vengo in Italia è più facile portare da lì giocatori non lo so forse per una questione anche di produzione Diego sto parlando sportivi. anche di 4-5 giocatori argentini in una squadra eh, queste, che sono tanti questo è un grande limite. Io ti dico questo. Eh, è una cosa incredibile. Penso ci sia in tutti gli sport, ma nel rugby ci sono tantissimi giocatori che giocano in serie C in Serie B. Ma anche nel calcio, è così: tantissimi argentini Però, nelle squadre. Sì, sì, ma in, in Italia c'è un fenomeno incredibile, dove ci sono un sacco di giocatori italiani. Che potrebbero giocare in eccellenza eh, e che invece giocano in serie C e in serie B, oppure giocatori di serie A che potrebbero tranquillamente giocare in eccellenza, che non giocano in eccellenza e quindi per una questione di caratteristiche fisiche, atletiche, perché nel rugby, eh, soprattutto in Italia, guardano molto la, fila, la fisicità che è i gesti tecnici. Allora, la fisicità e l'atletismo sono molto importanti, però il pallone lo si, debbe, lo si deve toccare e saper portare una palla avanti. Non è così semplice. Quindi quindi il rugby anche se sembra uno sport molto fisico in realtà è molto molto tecnico, molto di attitudine mentale e molti giocatori eh, preferiscono oggi in, um, investire sulla propria attività professionale che investire sul rugby in sé e quindi cercano di prendere stranieri perché sono dei professionisti o semiprofessionisti e quindi badano e pensano solo al rugby, mentre ad oggi gli italiani non lo fanno più. Molti italiani, senza andare lontano, eh, Pina forse lo conoscerà pure, eh, un, il, uno dei capitani storici del Petrarca di qualche anno fa. Eh, mi ricordo che decise a 27 anni di ritirarsi e non giocare più perché doveva mandare avanti un'impresa di famiglia. Ora non mi ricordo qual è il suo nome, però mi ricordo che era il capitano, il capitano del Petrarca e ha deciso di smettere di giocare per. Eh, a andare avanti con l'attività di imprese di famiglia perché era più redditizio, perché comunque aveva uno sbocco futuro professionale. Ma quanto Cosa parli, si... Diego? A me sembra un peccato anche interromperti, no? No, però ah, sì, ha ragione, Diego. Perché non acquistare giovani talenti italiani piuttosto che fare uh -huh. una squadra di, di soli stranieri tra un poco? Perché si parlava solo in spagnolo lì, praticamente, Vabbè, <ride> sta. Vabbè, ma anche in nazionale, molti sono. Molti sono naturalizzati, che per carità è un processo più che legale, ma non lo fa comunque sulla nazionale italiana, anche la nazionale inglese, ci sono tanti Samoani, figiani, eh, quindi ormai è un mercato, è un, diciamo, una prassi diffusissima, lo fanno tutti, lo facciamo anche noi, non c'è niente di male. Per infatti, eh, non c'è niente di male. Però, sì, infatti, Senti no, Diego, invece come ve la cavate nella touche Ah no, in Tush ce la chiamiamo piuttosto bene. Alcuni siamo bravi, almeno in questo siamo bravi. No, no, Aspetta, la però co poi... cos'è la, la Tush? Quando il giocatore... La... Guarda, te lo spiego io. <ride> ah, io non sono così, <ride> così brava, con rugby. Eh. Quando il giocatore Adesso viene sollevano. preso, guarda. Ah, ah quando io... lo sollevano. Esatto, e lanciarlo per aria. Vai, vai, Diego, spiegalo tu in maniera un po' più... Eccola! <ride> Viene, il giocatore viene attraverso il sostegno dei due compagni lanciato per aria per prendere la palla. che La Tuscia è una rimessa in gioco oggi non è più solo una rimessa in gioco, ma è proprio una fase statica per riuscire a conquistare territorio, ma soprattutto l'obiettivo principale è fare meta in qualsiasi modo, anche attraverso la tush. Ma Qualche tuo tush. compagno si è fatto male per sollevarti, Diego? <ride> sollevare me? No, però io sollevare loro sicuramente. <ride> <ride> Ma no, sai una sì, volta eh. Diego, ho assistito a una scena in cui un giocatore che superava i 120 kg era stato sollevato, e a un certo punto, nella fase in cui, di discesa, si sono spostati tutti e lui è <ride> caduto per terra. <ride> Vi è mai vabbè, successo? Ma... Ah, a me è successo qualcosa, una cosa peggiore, ti racconto questo, questa piccola storiella, avevo in squadra Massimiliano Ravalle che è stato un professionista e ha vinto anche uno scudetto e mi sollevò in touch, siccome gli avversari il pal... hanno recuperato il pallone, e lui voleva subito contestare gli avversari per evitare di mandarli in meta e poi ci è ben riuscito, a me mi ha lanciato addosso gli avversari buttandomi dall'altra parte. E l'arbitro guardandomi mi diede un cartellino giallo quando in realtà io sono stato scaraventato dal mio compagno di squadra. E ho chiesto scusa all'arbitro avversari, eh, però la colpa non era proprio mia. Sono stato lanciato come un oggetto. Cartellino però, giallo per Diego, Erato. Ho preso un cartellino giallo grazie, grazie al mio compagno di squadra Massimiliano che non mi ha proprio aiutato, non mi ha proprio accompagnato. Comunque sì, succede, eh? cioè, succede spesso. Diego, invece tempo. parliamo del terzo tempo. Quello è un momento proprio in cui... Eh, ricreativo. Ricreativo, sì, in cui le due squadre poi si ritrovano, ma non è difficile condividere un pasto con la squadra avversaria? È difficilissimo, <ride> soprattutto dopo che hai perso di qualche punto, però è, è un po' anche diciamo, un momento um, dire, religioso. No? nostro sport perché è un momento dove si devono incontrare le ostilità sono finite ed è giusto condividere un pasto con gli avversari anche per una forma di rispetto perché loro sono venuti eh, a giocare o tu sei andato a giocare in casa loro è quindi obbligo del rugby è onorare il terzo tempo lasciare pulito in maniera impeccabile lo spogliatoio perché è proprio una questione di cultura del rugby eh, rispettare è fuori dal campo, anche in campo, però in campo qualche scherzo c'è sempre. Non non ma Diego video, non succede ma... mai che magari un tuo compagno, magari non tu, però anche un tuo compagno è un po' innervosito da qualche azione commessa in partita e quindi si porta questa cosa anche nel terzo tempo e si crea un momento di attrito? Uh, sì, ma infatti allora, è successo a è successo più una volta, ma è successo anche a me. Però mm. poi col senno di poi capisco che il terzo tempo nasce proprio per eliminare queste attriti, proprio una situazione di confronto. Purificazione. Con di purificazione, sì, di confronto dell'avversario, perché fuori dal campo non esistono eh, nemici, ma neanche in campo, solo avversari, eh, che è finita la partita, siamo tutti amici. Infatti, poi, eh, col tempo, veramente si cimentono delle, eh, delle amicizie importantissime. Io ho avuto anche dei rapporti di lavoro con squadre napoletane, e grazie al momento di confronto del, del terzo tempo sono riuscito a parlare con loro di, di tutt'altro. Dico, ma pensi eh, è... di, di concludere la tua carriera a Catania oppure qualche esperienza fuori. Tra... Parliamo di progetti, Diego. No, se, mi col... se mi sposto lavorativamente, magari giocherò anche fuori, a, non lo so, a Roma o a Bologna. Però credo di. adesso ad oggi sì. Anche perché la situazione Covid diciamo, non aiuta con gli spostamenti, né tantomeno col campionato a parte, che non sapremo neanche quando ripartiremo certo. e se ripartiremo. Si suppone. Che prima di gennaio non si debba ripartire, poi ad oggi non ci sono aggiornamenti. Penso che sarà uh, un working progress del, proprio, del momento. A settembre vedranno, valuteranno eh, se si potrà ripartire o non si potrà ripartire. Diego, senti un po', ma oltre ad amare il rugby, cos'altro ami nella vita? Ah, io ora in questo momento sono a mare, quindi direi il mare della Sicilia, che penso che voi ci invidiate, No, vabbè, ma oltre alla mia professione... Eh, e ad amare fatto... la tua terra? Eh, amare la mia terra, sì, no. vabbè, eh, Lo sport io amo allenarmi, eh, amo lo sport, amo la musica, eh, l'arte, eh, ho tantissimi... Io penso che ami però... anche la Movida, catanese. Sì, la Movita Magadanessa non, non è male, ma come in, tutti, come in Italia, in quasi tutti i centri italiani, la movida mo è molto tu difficile. Sto scherzando, quindi, sì, quindi stasera, periodo, dopo ma... l'intervista, ti vai a divertire un po'. Cos'hai cos hai in programma con i tuoi amici? Ma ah, qua va a mare ci sono. Mi trovo vicino a quel di Taormina, quindi penso che andrò qui in giro, se proprio vi interessa. Bello, <ride> bello, divertiti, Diego. Diego è stato ringrazio. un immenso piacere aver fatto certo. la tua conoscenza e averti eh, intervistato. Sei un ragazzo certo. pieno 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 di Alessia. <ride> sei pieno di contenuti. No, davvero? voi eh, mi date a parlare e vi rispondo, eh. quindi è giusto così. Eh. È stato, ma poi Pacevole. fermarti eh, cioè, è impossibile. Quando Diego inizia a parlare, non lo puoi stoppare. Scusami, Devi adesso. chiedere il permesso. <ride> Scusa Alessio, non lo farò più. No, no, noi vogliamo gente loquace. Eh grazie, bene, grazie. Meno male che sei tu che mi difendi. È stato un piacere, Diego. Il piacere è stato mio. Buona serata. A buona, presso, buona serata. Buona per grazie. Tutti. Ciao. grazie. Ciao. Ciao. party